Noterete che ha la gamba sinistra, il polpaccio sinistro fasciato. Ario Costa è un po' in difficoltà, si è visto nelle ultime partite, proprio sul piano della tenuta fisica, così importante per lui. Preferisce ora rallentare il ritmo, la formazione di Piero Scansi, Del Negro contro Workman. La squadra cerca di fargli spazio per l'uno contro uno e Del Negro, sul quale c'è Haywood. Workman cerca ancora Del Negro lo spazio per l'uno contro uno. Vedete come tutto il resto della squadra cerca di fare spazio, tempo per la finale scudetto. È proprio interessante vedere come Workman sta braccando Del Negro, che è stato, credo, l'ombra di se stesso fino adesso. Naturalmente gli smentisce subito con questo. Scavolini sotto di 4 in difesa sulla Benetton, che ha un Vini Del Negro che si sta scatenando in queste circostanze. Guardate cosa è andato ad in aria, veramente ha un grande senso del canestro. Lì poi era circondato dagli altri difensori che gli impedivano l'entrata. Ecco la risposta di un altro, dell'altro fuori. Non c'è Rusconi, quindi non c'è lo stoppatore. Se lui riesce a saltare la prima linea, poi è facile che possa andare a buon tiro. E Vini Del Negro non gli è da meno, 11 su 12 al tiro. Peraltro non gioca spesso in questo ruolo, ma è pur sempre un 2,7 metri, non è che debba rendere molto in termini di statura a Walter Magnifico. Il canestro di Vini Del Negro, alla prima occasione possibile. Toni Kukoc, Vini Del Negro lavora molto bene, dobbiamo dire, la difesa di Pesaro. Vini Del Negro però colpisce, vedendo un rimbalzo decisivo, 89 a 82, a 3,17 dal termine. La Scavolini comincia a sentire in mano la partita, ma la Benetton non e non può tenerlo nella penetrazione. Questa difesa di Treviso che recupera palla con Del Negro è un'ulteriore dimostrazione dopo l'ingresso di Vianini. Scansi ha alzato il 3 punti. Scansi, la squadra di Scansi, pardon, ha perso un po' il filo della partita, soprattutto quando Kukoc ha marcato da piuttosto lunga con Del Negro, Jacopini, Kukoc, Vianini e Rusconi, mentre per la squadra di Pesaro che va a subire il tiro a sorpresa, parte in velocità ora Workman, però non riesce a controllare il pallone e la Benetton riparte con Vini Del Negro, tutto solo finalmente, dice lui, quelle braccia alzate. Qui Bucci e Scansi ci vogliono mettere in difficoltà, perché con questi cambi a sorpresa ci costringono a controllare l'annuario con le formazioni, perché obiettivamente sono ragazzi che si sono visti poche volte in campo. Gianni, mi fa piacere che Cosmeli non è per niente d'accordo con me e ha fatto un piccolo spot pubblicitario dei suoi giocatori. Però adesso mi chiedo, chi è che non fa il suo dovere in campo? L'incontro si è in qualche maniera stabilizzato, la Benetton comunque ha ridotto lo svantaggio. Vediamo Vini Del Negro in velocità, arresto e tiro, questa è la sua azione preferita, oltre che la Scavolini ha concluso la stagione regolare in testa, Benetton seconda, e dunque quello che è stato il verdetto della prima fase viene rispettato fino a Cupera Palla Vianini. Vini Del Negro decide di accelerare i ritmi dell'incontro, forza anche un po' le conclusioni, ma d'altronde è giusto così. Da sola sbaglia invece Magnifico, riparte ancora Vini Del Negro solo contro tutti, sbaglia, recupera rimbalzo e va a segno, è il suo momento sicuramente. Vini Del Negro braccato ora da Workman, Del Negro 17 punti, tutti i suoi punti Benetton all'inizio di ripresa, ancora a segno Vini Del Negro, visto in queste fasi, e soprattutto comunque richiama in panchina Kukoc, perché dall'altra parte è in panchina Darendei. Ma infatti è una bella curiosità, in una serie dove fino adesso gli stranieri erano, e ogni volta Treviso si rifà sotto. Però 5 punti, vedi, come adesso, altro canestro di Del Negro. Qui l'ho detto, ma mi sembrava abbastanza ovvio che Bucci mettesse Darendei sul giocatore che ritiene forse in grado di fare meno danni in questo momento, temendo appunto che Kukoc possa andare via troppo. 25 su 31 dalla lunetta contro 13 su 15 della Benetton. Vini Del Negro trova un piccolo spazio nella marcatura aggressiva di Workman. Rusconi riesce a deviare la palla in attacco e la Benetton mantiene il controllo di questo pallone importantissimo per cercare il recupero. Vini Del Negro da 3 punti. Il gancio di Ario Costa, il rimbalzo di Toni Kukoc. Riparte la Benetton con 6 punti da recuperare. Vini Del Negro è implacabile, immarcabile quando riesce a 26 secondi dalla conclusione
del primo tempo, una partita che potrebbe già decidere chi andrà a prendersi il tricolore dalle maglie della Fonola Casera. Campo anche 40 minuti, significa evidentemente qualcosa. Sì, significa innanzitutto che siamo alla quarta partita. Evidentemente, come ti dicevo prima, soprattutto Bucci ha il gravissimo problema di risolvere gli ultimi minuti. Destro da tre punti, dà nuovamente alla Scavolini, più 6, massimo margine di vantaggio della partita. Ma credo che fosse l'unica soluzione tattica possibile, proprio perché Kukoc se ne occupasse seriamente, perché... Imposta l'azione d'attacco che può portare la Benetton nuovamente a un soffio, se non addirittura al ricongiungimento. Del Negro servito sotto canestro e a segno, giocata bene questa... ...di liberi. Se vede questo Mian qui, faccio un attimino la differenza tra lui, Gratis e Grattoni, che si è fatto nuovamente rubare una palla che verrà conclusa in contropiede dal Negro. È il momento... Benetton... ancora e concludiamo con Luca Chiabotti della Gazzetta, mentre c'è Treviso in attacco. Pesaro è tornata sotto, tre punti per Treviso. Sì. Ora 6, a segno da 2 il tiro di Vini del Negro. In questo secondo tempo Pesaro ha cercato di speculare un po' su Marco Mian in difesa, e invece il giovane ragazzo qua, giovane playmaker di Treviso. 44 a 43. Dunque il parziale ora è di 10 a 2 a favore della Scavolini dopo il 10 a 0 della Benetton. Vini del Negro cerca la conclusione e va a segno. Vini da pulire rispetto alla potenza di Giannini e di Lusconi. Palla rubata da Kukoc che ripropone alla Benetton la possibilità di incrementare il suo margine di vantaggio. Splendido passaggio di Toni Kukoc a Vini del Negro, che va a realizzare con un piede sulla linea dei 6 metri 25 e porta la Benetton a più 5, 49 a 44.